Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Souls 2. Finalmente siamo tornati dopo ben più di 10 giorni di stop. Allora ragazzi, io vi invito come sempre, vi spiegherò nuovamente il motivo, magari dopo un po' mi smetterò anche di dirlo. Vi invito a cliccare X. Ok. Perfetto. Dicevo, vi invito a lasciare un mi piace già da adesso perché YouTube ormai fa vedere i video solamente a chi è attivo al canale, altrimenti non vi arrivano i feed del mio canale, ovvero per chi non lo sapesse gli aggiornamenti, quindi non riuscite a vedere che il mio video è uscito. Come fare per far sì che voi riusciate a vederlo? Semplicemente basta un mi piace e un commento, ora vi spiego il motivo. Perché YouTube fa vedere i feed del mio canale agli utenti attivi, gli altri li disiscrive in automatico. Tutto qua. Quindi ragazzi, se vi va di fare questa cosa, grazie. È una cosa piccola, però che mi riesce ad aiutare, quindi passiamo nel buco. È un po' che non gioco, ragazzi, quindi magari potrei dimenticarmi qualche cosina, perdonatemi. Ah, qui basta che vai dritto senza problemi. Ah, boh. Oddio. Piede. Chiodo. No, allora aspetta, devo memorizzarmeli. Piede. Chiodo. No, comincia da adesso. Comincia ora che c'è lo stacco. Quindi sono chiodo. C'è il chiodo? No. È la roba che non so che cazzo sia. E piede. Quindi, ah, chiodo. La roba che non so che cosa sia. Piede. Chiodo. Sta cosa qua. Del battito cardiaco. Piede. Chiodo. E qua, battito. Piede, chiodo, battito, cardiaco, ok, qua, dai che forse. Ah no, chiodo, che cazzo faccio? Ho sbagliato. Qui. Piede. Ok. Ce l'ho la torcia. Cassetta audio. Vabbè, dai, non stiamo a leggerle. Apri o chiudi col chiavistello. Checkpoint. Dato la torcia, vabbè che non mi serve, però vorrei comunque sapere dov'è. Qui cosa abbiamo? Trova il punto. Trova qualcosa per tagliare la catena. Quindi ci vuole, ragazzi, una tenaglia. La tenaglia. Vediamo se mi ricordo. Devo tenere l'equilibrio e allo stesso tempo devo tenere sia l'equilibrio. Due cose devo fare insieme. Non è che sono proprio bravo io. Ok. Nell'una era. Oh no, ma non puoi morire! Sei caduto da 2 metri e mezzo e muori. Se cadi a 2 metri e mezzo, muori proprio. Cioè, che cazzo, dai, è caduto da un'altezza idiota e capisco ti puoi fare male, ma morire addirittura mi sembra un pochettino eccessivo. Vabbè, riproviamo. Magari vi velocizzo il pezzo che arrivo fino a lì, così non vi sorbite questa cosa inutile di me che rifà tutta la strada. Allora, ah no, siamo già qua, quindi non c'è nemmeno bisogno, ok. Ah, ma di qui cosa c'è, così, giusto per curiosità. Comunque mi ha detto che per prendere le bamboline di Sov devo seguire gli orologi, ma c'ero arrivato, solo che non ce la faccio lo stesso. Non capisco il perché non ce la faccio. Ah, vai a fanculo. Possibile? Poi vabbè, anche tu cadi di testa, sei un coglione. Cadi di testa, cioè ti vuoi ammazzare tu, è una cosa che vuoi, tu vuoi morire, me lo dici e capisco io. Vabbè. Mi hanno anche detto che questo Sov qui è un po' più lungo rispetto all'uno. L'uno abbiamo fatto 23 episodi. Questo qui dovrebbe essere il sesto. Ed ora, ragazzi, riprenderò con un po' più di attività. Perché ho avuto un po' di problemi. Per quello non sono riuscito a non ho potuto registrare. Non avevo voglia, non avevo troppi problemi in testa. E non è che mi andava proprio di farlo.
Ora invece sono tornato più carico che mai. E vai a fanculo, ragazzi, velocizzo il pezzo perché non riesco. Eccolo! Ok, ce l'ho fatta. Ora speriamo di non morire perché altrimenti mi tocca ri. Chi è che si muove? Siamo in compagnia? Non so, soli. Oh, oddio, bello! Beh, se ci dovesse essere qualcuno, comunque avendo una. Questo qui cade, sicuro che cade. Times is on your side. Non riuscivo a leggere. E mi sa che comunque io devo scendere. No? Ah, che stupido! No, devo rifarla, porca puttana. Allora. Dai, tranquillo. Oh sì! Cioè, ho questa, ovvio che posso spaccare. Ok. Più forte! Addirittura si è rotta! Entra nel buco che porta nel seminterrato. Ovviamente io da qui non ci posso scendere perché se morivo. Ah no, da qui posso perché c'è sta cagata qua. Ah, beh. Tutto spiegato ora. Ok, andiamo giù nel seminterrato. C'è bisogno di saltarci dentro così, non puoi scendere. Come le persone normali. Chi è che c'è? Apri il chiavistello. Whoop. Apri. Sono curioso di vedere tutto io. Qui c'è qualche animazione? No, però qui c'è un dossier. Dovrebbe aggiornarmi su. Infatti, 8 su 50. Se riuscissimo a prenderli tutti sarebbe un'ottima cosa. Qui c'è il checkpoint. Qui c'è una porta. Qui non c'è niente. Ok. E com'è che si accendeva la torcia? Accidenti a me. Entra nel buco, ho capito, ma se non vedo niente. Allora, start, no. Back, mappa, diario. Inventario. Ah, non ho un cazzo. Ah. Sì, ma io non vedo nulla. Ah, vabbè, qui c'è luce, cazzo sto facendo. Ehi! L'ho già vista io questa prova, l'ho già fatta nell'uno. Allora. La porta d'uscita sarebbe. Sposta i carrelli per attivare la porta. Capito? Ma dov'è che devo spostarli? Cioè, non ha senso. Mi devi dire cos'è che devo farci con questi porci, no? Cioè, dove devo metterli? Cosa devo. Grandi le spiegazioni di questo gioco, devo dire. Ah, devo fare. Ok. Cazzo. Devo spostare questo. Devo fare in modo che questo qui. Devo spostare questo, devo spostare questo e devo spostare questo. Ok, piano piano ci arrivo. Quindi devo spostare questo qui indietro. Questo qui indietro. Questo qui anche un po' indietro. Poco però, non troppo. Vabbè, dai, ci può stare. Poi questo qui lo tiriamo verso di noi. Dovrei farcela in 3 minuti. Ho capito abbastanza velocemente cosa che bisogna fare. Non è che io sia un genio, è che mi pare si faccia così. Questo qui lo tiriamo ancora. E infine dovremmo riuscire a spingere questo qui. Ah, che cazzo, no. Ho sbagliato qualcosa. Perché in poche parole io dovrei riuscire. Quanto tempo ho? 1 minuto e mezzo. Dovrei spostare questo qui. Però devo anche spostare questo. Quindi mi tiro questo. L'unica cosa sarebbe riuscire a spostare questo, cosa che a me non riesce. Quindi spingo questo. Però in questo modo vado ad ostacolare quell'altro. Quindi rispingiamo questo qui. No, neanche, non posso. Spingiamo questo qui indietro. Non posso ancora? No. Questo qui non ha spazio. Sono morto, ok. Ok, va bene. Questo qui lo spingiamo così, però siamo morti lo stesso. Dovrei spostare solamente questo, ma non ce la faccio.
In poche parole dovrei spostare quello lì in basso. Questo qui che ho davanti in basso, altrimenti non ce la faccio. Questo qui non ha spostamenti questo. E nemmeno questo. Mancano 30 secondi. Qui non posso più fare un cazzo, mi sono bloccato. Ok, perfetto. Vabbè, semmai ci rifletto un po', ci provo un po' di volte, però comunque ho capito, cioè penso di aver capito. Dovrei riuscire a spostare quello lì a destra, ma non so dove cazzo metterlo. E va bene. Era questione di secondi. Peccato. L'avevo fatto, spostavo indietro e spostavo. Peccato. Peccato, peccato davvero. Comunque, dai. Ora che lo so, dovrei riuscire a farcela, penso, in 3 minuti. Cioè, l'idea era giusta, solo che mi avevo sbagliato qualcosa, mi sa prima, boh. Ora ci riprovo, in caso ve lo velocizzo. O ve lo taglio direttamente, ve lo velocizzo così almeno vedete i passaggi. Perché se magari poi c'è qualcuno che lo sta facendo, giustamente magari vorrebbe anche capire come Cristo si fa. Allora, dicevamo, l'obiettivo è spostare questo, quello lì. Quindi questo qui me lo tiro. Mi tiro anche questo, me lo devo tirare. No, ma questo qui deve andarsene via. Tu devi venire verso di me. Ah, ma posso anche spingerlo ancora questo. Aspetta. Esatto, se io questo qui me lo levassi proprio dalle palle. Questo qui me lo tiro per bene. Ok, questo qui lo tiro verso il basso. E ci siamo. Questo qua lo tiro tantissimo verso di me. Proprio di più, di più, di più. Ancora posso? Perfetto. Ok. Questo qua ora lo tiro verso di me. Successivamente tiro quest'altro verso di me. E infine spingo quello lì. Questo qui lo spingo verso la pedana. Ok. E ok, in 1 minuto ce l'ho fatta. Ragazzi, se volete rivedere i passaggi, controllateli pure stoppando e velocizzando il video, cioè, insomma, perché sto mare è stato un po' veloce. Ehi, ciao Ciccio! Mi ha preso. Mi ha preso di nuovo e sono morto. Ti ho preso. Y. B. Ed è morto. Ah, no, ancora no. X. X. Y. Ste mega combo. Ah, sei morto ora? Sì. Solo che mi servirebbe un attimino qualcosa per la vita, perché qui sono in situazione abbastanza critica. Candele. Molto inquietante questa cosa, però vabbè, siamo su SOV, non è che possiamo aspettarci i fiorellini. Ok, proseguiamo pure. Mi sono cagato addosso. Allora, qui cosa abbiamo? Qui abbiamo. Alcune volte fare progressi nella vita è doloroso. Ognuno di voi possiede una parte dei modi per liberarsi. Michael ha le informazioni necessarie. L'ho già vista questa scena, tutti noi, amici. Per risolvere l'enigma di Zeke, dagli l'informazione che ha bisogno per vivere. Causerà lui un patto doloroso, scusate, ma ignorate il problema e nessuno dei due si salverà, moriremo tutti. Ok, buona fortuna. Quindi tu dammi le informazioni. Allora, quanto tempo c'è? Tu, stronzo. Ah, lì c'è l'anti. Sei un coglione, perché hai messo tutte e due le mani? Tutte e due le mani. Ma c'è il tempo? Ah, tipo che se sbaglio sa. Oddio. Zero. Zero. Ah, zero. Ah, zero l'ho fatto. 8, 0, poi dammi le informazioni, pezzo di merda. Devi parlare? Leggi i numeri adesso.
Dove cazzo li leggo i numeri mentre catto? 5, 5, boh, che cazzo ne so, a caso dobbiamo andare? Ah, 8, 0, ah. 8, 0. Vedete voi un 8 o qualcosa che comincia con... Oddio, quante cazzo di roba c'è? Qualcosa che inizia con 8, 0, sinceramente non la vedo. Andiamo, dai, vado a caso e muori. Stronzo. Ah, porca puttana. Ok, non era 4. 4 non è. Ok, ci siamo. Sappiamo che il 4 è sbagliato. Sì, allora, ci riproviamo magari perché non ho ben capito sinceramente come risolvere questo enigma. Magari non lo so. Cioè, non ci ho fatto troppo caso alla spiegazione di Sov, sempre dettagli, proprio dettagli al massimo. Allora, ora mi rile... Qui c'è un dossier. Andiamo a leggerci tutto. Allora, alcune volte fare progressi nella vita è doloroso. Ognuno di voi possiede una parte dei modi per liberarsi. Michael ha le informazioni necessarie. Informazioni necessarie per risolvere l'enigma di Zika. Dagli l'informazione che ha bisogno per vivere causerà a lui un patto doloroso. Ma ignorate il problema, nessuno di voi si salverà. Morirete tutti, andrà da nessuna parte. Buona fortuna, pezzi di merda, stronzi. Che è la traduzione. Mi pare che... Però, più che altro, a me interessavano sti cazzo di numeri che io non vedo. Mi pare che lo 0 fosse giusto, quindi 8, 0, boh, a caso sono andato. Quindi mi fa che lo 0 era giusto. Ma qui non c'è un cazzo, sinceramente. Cioè, 8, 0? Io non vedo niente. Se ti calmi prima che ti prendo a testate pure a te. Allora 8-0. Ah, pezzi. Pezzo di merda è qui dietro. 8-0-6-4-7. Pezzo di merda, Sov. T'ho beccato. 6-4-7. Dov'è 6? 5. Ah, c'è qualcosa qua dentro. 6. 6. 6. Dai, 4 e 7. Dai, te lo dico a voce. 4 e 7. Il 4 mi pare che fosse questo. 4. Ah, non per i coglioni, non so come ti aiuta. 7. 7. 7. A posto? Vabbè, ti ho salvato, dai, cioè, grazie, mi accontento, eh. Oh mio Dio. Non sentiti troppo in colpa per Zeke. Quelle mani toccavano spesso piccole ragazzine. Ora toccheranno solo il fondo di un bidone della spazzatura. Allora è giusto, muori pezzo di merda. È giusto, devi morire. Vabbè, non mi interessano le riproduzioni, sinceramente. Come si apre questa porta? Non si apre. Ah no, scatola di Jigsaw, cazzo mio. C'è la chiave. Ora che ho la chiave. Sicuramente quando finisce di parlare mi si apre la porta. Se ce la fai in tempo. Tempo? Quanto ho? Ah, mi pare che la chiave sia quella dell'inizio. Ragazzi, checkpoint, ma io chiuderei anche qui il video perché ora... Aspetta, come si apre questa ora? Ah, ok. Quindi ragazzi, per ora vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video. Vi invito a lasciare tanti mi piace così riuscite anche a far continuare la serie. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un commento sulla serie, su di me, su Sov, su cosa ne pensate di questa serie, su come ne pensate di Sov, sugli enigmi, su tutto ciò che vi pare a voi. Vi ringrazio ancora e...